Io me la metto, se scivola. Lo vedi, tu scivoli, io guarda, sono inchiodata. Ma com'è questa differenza? Ho pantaloni stretti, per quello. Hai visto quanto è bella? Non so se hai visto quanto è bella. È bellissima. Sono felice di avervi qua. Anche noi di esserci, grazie. Felice di tornare. Siete amici da una vita perché lavorate a tante cose, avete fatto insieme. Glielo stavo dicendo poco fa. Lì, nel cerchio magico, mi stava dicendo che ci siamo sfiorati tante volte nella vita ed è stato sempre molto piacevole. E poi che ti ho detto? Hai detto una cosa per cui non sono d'accordo. Ho detto che gli porto fortuna. E perché non sei d'accordo? Perché la fortuna è un po' una componente che decidiamo noi. Io ho deciso così. Nel senso, no, io... Vabbè, ma io gli ho risposto, credo di esserti simpatica. Anche? E quindi sono energie positive. Una cosa non esclude l'altra, no? Anzi, direi. Poi per fare un film impegnativo e molto pieno di significato, come quello di cui stiamo per parlare, serve questa positività, no? Sì. Anche, no, nello scambiarsi. Beh, non ci siamo mai incontrati però nel film. Peccato. Perché noi invece a un certo punto vi vedremo accostati. Avete rimontato il film di Virginia. Un pochino, sì. Ci siamo presi una questa piccola libertà. Ci racconterete i vostri personaggi, ma prima di parlare di quella Roma là, che speriamo non arrivi mai, anche se... ma siamo molto vicini. Siamo molto vicini. Sì. Parliamo della Roma che è stata. Immaginiamoci di attraversare un museo, un museo della romanità, dove incontriamo alcuni personaggi meravigliosi che ci hanno lasciato in eredità qualcosa di incredibile. Il primo personaggio che incontriamo è lei. Aranci! Macchia Aranci! Dai, con l'Aranci da Palermo, 3 lire al chilo! Ma che mele che c'ho oggi, che mele! È vivo, guardate l'occhio, mi guarda come mi dice signore, mezz'ora fa stavo sott'acqua. Tenete. Attenta a babbo può scappare. Mettete il guinzaglio. Signor Peppino, cosa mi date? A voi la collana di perle. Non te caro. Vorrei qualcosa di buono, gente a casa e voglio far buona figura. Ecco qua. Vedete che bellezza, pare la carne con riflettore. Sale, pepe, aglio, olio, una frondetta d'erbetta e vi mangiate pure le dita. Da rabbia. Dico a Scapione, non potessi pensare ai broccoletti vostri. Mannate che mi fate seccare la frutta con sta puzza. La lingua vi sarebbe da seccare. Perché non vi piace di sentirmi, no? E cambiate mercato. Anna Magnani. Nel firmamento. Allora, Anna Magnani diceva che ce vuole la recita, basta fa un'altra. Sei d'accordo, Claudia? Sì, sono abbastanza d'accordo. Però, ecco, in lei riconosco veramente qualcosa di sovversivo. Lei è stata la prima ad essere così sfacciatamente autentica. E credo che sia proprio arrivato tutto questo, dalla famosa frase sulle rughe, no? Al modo di porsi davanti alla macchina da presa, cioè un'attrice più appassionata di lei penso che non esista, non sia mai esistita. Basta fa un'altra, ma lei faceva se stessa, era Anna Magnani, eh? Cioè, a parte quanto era bella Anna Magnani lo vogliamo dire, perché poche volte vi hanno detto quanto era bella Anna Magnani. Gli occhi di Anna Magnani sono qualcosa di irripetibile nel cinema. Io ho una parete bianca perché aspetto che arrivi il pittore giusto per farmi il ritratto di Anna Magnani in bianco e nero come vorrei io. E io l'ho amata tantissimo, ho letto tutte le sue biografie. Mi sento quasi un po' parente. E ti dico un'altra cosa. Ci sono 3.000 perle di Anna Magnani, basta andarsene chi vuole, se le va a vedere. Ma io ne consiglio una a fine carriera, per sua scelta, a fine carriera. Dico sempre per sua scelta perché la cercavano sempre tutti, fino all'ultimo. C'è un film per la TV che si chiama L'automobile, credo del 73, che è meraviglioso. Se vi capita andatevelo a rivedere perché è una roba incredibile. Grazie, Max. Continuiamo la nostra passeggiata e vediamo chi incontriamo in questo museo della romanità, altri giganti come Alberto Sordi e Monica Vitti. Ah, Aldo Fabrizi? Ma sai che ti dico? Da oggi in poi basta, o cambi vita o te ne vai. Mi manda via, babbo. Io non ti mando via, ma le cose sono due, o lavori o te ne vai. Io me ne vado. Ma la responsabilità è la sua.
Siete tutti d'accordo? No. Tutti contro uno. Ah, bravi. L'avete conosciuto entrambi. Due giganti inarrivabili, Aldo Fabrizi inizia la sua carriera con film drammatici come Il delitto di Giovanni Episcopo e dimostra subito che poteva andare dove voleva, quindi già da lì. Poi dopo ha fatto qualsiasi cosa, tutta la televisione che ha voluto, grande poeta, non so quanti lo sapevano. Questo non lo sapevo proprio. Ci sono delle poesie di Aldo Fabrizi meravigliose. E poi, vabbè, ha trovato un modo che si chiamava Ci avete fatto caso, per descrivere tutto quello che accadeva di strano o che magari qualcuno non notava. Che fatto caso che il tappo del dentifricio quale al buco dell'andino. Alberto, ragazzi, mica la facile. Sai che Fabrizi, ti posso dire una cosa su Aldo Fabrizi? Non mi stava simpatico da bambina. Perché mia nonna, io sono cresciuta a casa di mia nonna e la televisione era perennemente accesa, facevano molti film con Aldo Fabrizi, sì. E lui aveva sempre questo ruolo un po' austero, di persona rigida, e quindi mi passava un'immagine troppo severa, mentre Sordi mi aveva completamente conquistato. E te sì, sei caduta quasi ai suoi piedi, abbiamo delle immagini bellissime, ma giustamente, no? Perché hai sostenuto un provino per un film. Sì. Ce l'abbiamo Elisabetta, quelle immagini del provino di Claudia, eccolo là. Madonna. Che film era? Allora, era Nestor e l'ultima corsa, poi presero la Marini, infatti capisco che... Cioè... Ah, tu hai fatto il provino per Nestor e l'ultima corsa? Vabbè. Ah, io lo sapevo dove venivo a far cavallo. No, però insomma, probabilmente avevano intuito una procacità che non avevo, non so perché. Però fu bellissimo, dovevo fare questa scena... avere un sigaro in mano, non sapevo come fare, me lo insegnò, eccolo. E fu molto emozionante, non mi emoziono mai i provini, tra l'altro, ma lì incontravo qualcuno che mi piaceva tanto, che era familiare ed era molto prepotente, anche la sua calma. Una calma. Poi quando si incontrano, si ha la possibilità di incontrare, no, persone che ci piacciono così tanto, alle volte viene meno anche la parola, non ce l'abbiamo più. No, possiamo anche fantasticare, immaginare che camminino con dei nani moretti, così, per strada. Ma Veda, perché lui usava il Veda. No, ti posso raccontare un piccolo aneddoto su Sordi. Io mi sono fatto assumere come assistente operatore in un film di Sordi e passavo tutta la giornata così. A guardarlo con amore. Detto, no? Lui ogni tanto si girava e diceva, che vuole questo? A un certo punto, un giorno, mentre mangiava, io stavo qua, io in ammirazione che lo guardavo, se girava, capiva che lo guardavo insistentemente, dice, ma che vuoi, Asusina? Vuoi Asusina? Brugna per i non romani. Pensava che volevo guardare qualcosa dal piatto, ma stavo lì sempre a guardarlo fisso. A rubargli tutto quello che si poteva rubare. Anche perché io il ritmo di Sordi, parlo proprio attorialmente, il ritmo di Sordi non l'ho visto più, mai più, insomma, era difficile stare accanto, Era una roba, se guardate il vigile, è una cosa terribile, pazzesca, inarrivabile. Altri due giganti, continuiamo a camminare in questo immaginario, ma non più di tanto, Museo della Comicità Romana, e vediamo chi possiamo incontrare, chi scopriamo. Non siamo io e te, ma... Ah no, non era, pensavo eravamo... Monica Vitti e Gigi Proietti. Ma non scappa così, mio bel levriere, che accorra presso a te, meschio percore. Vabbè, che ce vuoi fa, questo è l'amore. Lo so che posso fa, questo è l'amore. Mi viene un po' da piangere. Tutti giganti. Nel 1980 prendo l'ascensore per andare a Domenica Inn da spettatore
e prendo l'ascensore con Proietti, Gianni Dorelli e Monica Vitti. Stavo così. Il pappagallito. Mi piace molto quando tu dici io non sono un'attrice, io faccio l'attrice. Sì. Che differenza fa? È una differenza sottile che però prevede un leggero distacco e sì. Che anche un po' mi salva forse, no? Poi io ci gioco molto su questa cosa, sono anche sfacciata a volte nel dirlo, però credo che sia fondamentale per me, cioè mi capita tante volte, ma credimi se te lo dico, di pensare questo è l'ultimo film che faccio. Sì, perché non so, sento molto la caducità di questo lavoro. E noi speriamo lavoro. Di no, devi continuare a portare fortuna a Max Tortora, sì, il quale peraltro fortuna, dice che è un imitatore non imitatore, parole. Poi me lo spiegherà. Cosa? Che sia un imitatore non imitatore. Prima però vi voglio vedere in siccità, vediamo la clip, un'anticipazione di questo film molto importante di Paolo Virzì. Non c'ho io un'udienza, te? Ora vado. Fico. Domani c'è il concerto, venite? Ma certo, veniamo. Un concerto di cosa? Posso farvi mettere da parte un paio di biglietti, certo. Farebbe comodo avere un po' di incasso perché è una cosa di beneficenza, però non sentitevi obbligati. Scusa, sono distrutta. Ho bisogno di dormire. Ciao Sara, amore, io vado allora. Ma che hai dormito nel mio letto? Sarebbe il nostro letto, ma tu non c'eri, almeno ho sentito il tuo odore. Dai, povero. Permette? Iacolucci, della boutique omonima in via Germanico. Iacolucci Giampiero. Adesso, insomma, l'attività è sospesa per motivi vari, è una storia lunga. Buonasera. Buonasera. Ecco, io, se serve il mio punto di vista, sono a disposizione, dottore. Ah, facciamo così, si prepari mezzo minuto, andiamo in onda stasera. Mezzo minuto? Sì. Sì, si appunto un pensiero sul momento che stiamo attraversando, emozioni, paure, speranze, ma sintetico. Grazie. Gentilissimo. Dottore, siccome temporaneamente, insomma, l'avrei quasi finito, poi io voglio. Prego, prego. Scusi, ci puoi dare il suo numero di telefono? E guardi, il mio telefono adesso è in carica, quindi inutile che glielo do perché non mi troverebbe. Appena lo carico, glielo do, va bene? Max, il tuo personaggio, che sei in siccità? Il mio personaggio, come anche gli altri, si trova in una situazione di emergenza in questa città, che fino a quel momento non aveva mai vissuto un momento come questo, posso dirlo, insomma, cioè, non manca l'acqua, non piove da 3 anni a Roma, e qui viene messo in risalto il fatto che ognuno continua a pensare a sé, magari non vede quello che sta accadendo, lui stesso diventa una specie di clochard perché non si lava più, ma non ci pensa nemmeno, sta pensando alla sua tragedia economica e a ritirarsi su, quindi l'indifferenza, l'egoismo, non dico la cattiveria perché poi nei momenti di difficoltà parlare di cattiveria magari è brutto, però ecco questa mancanza di rispondere alle problematiche grandi. Quello che vedete, tra l'altro, le immagini che stanno andando dietro di me, è il Tevere immaginato senza acqua, per l'appunto. Sì. Mi sembra di capire però, Claudia, che non è solo una siccità perché non piove, è una siccità anche in termini spirituali, sì, di abilità, di umanità. È proprio così, questi personaggi compongono un mosaico e la siccità è decisamente qualcosa di intimo che loro ormai non riescono, nessuno di loro riesce più a comunicare con l'altro, anche solo banalmente comunicare con gli altri, si è chiuso, è un'aridità emotiva e quindi è vero, è come se girassero tutti a vuoto sulla propria ruota, no, del criceto. E nel frattempo intorno a loro hanno uno scenario apocalittico, non è un film, hanno detto, profetico, secondo me non lo è, anche Paolo ci tiene a pensare che non lo sia, perché è uno scenario che abbiamo avuto davanti agli occhi qualche anno fa, adesso non è andata via l'acqua così a Roma, però l'acqua è stata razionata qualche anno fa proprio a Roma, quindi insomma, ci dobbiamo fare non i conti è un problema con questo nuovo presente. Ci dobbiamo fare i conti, dobbiamo svegliarci davvero, ma in maniera seria, altrimenti diventa presto questo, e vedere il Tevere senza acqua per una romana è qualcosa di molto forte, devo dire. Al cinema non perdetevi questo nuovo bellissimo film di Paolo Virzì con Max Tortora, Claudia Pandolfi, ma tantissimi altri fantastici attori, c'è Silvio Orlando, c'è Valerio Mastandrea, c'è Elena Lietti, c'è Emanuela Fanelli, c'è Monica Bellucci. C'è Vinicio Marchioni. Che fa, c'è Vinicio Marchioni, che è il tuo compagno. E se sul Tevere così, secco, a un certo punto passassero i Gypsy King? Ah, me vuoi far fare i Gypsy King? Come vuoi esimerti? No, ma io non è che mi voglio esimere, il Gypsy King, come facevo io.
era cattivissimo perché praticamente lui... Lo faccio, io mamma, non mi sono mai rifiutato di fare niente nella vita, basta metterla, io via e parto, poi però ce l'hai il tempo, quanto duri? Il Gypsy King che facevo io, perché io facevo, vedi, prima ci sono stati i Gemelli di Guidonia, e avete detto un termine quando mischiamo le canzoni, com'era? Mash up, che io non conoscevo. Io invece faccio i centoni, che significa cambiare le parole alle canzoni come faceva il buon Dino Verde, però tenendo il suono. Quindi lui faceva, ma com'è che guidi a sta maniera? Forse mi ha la colpa. Cosa? Com'è che l'hai inchiodato? Com'è che l'hai frenato? Qui mi deve alzare. Vi avvede. Vi avvede. Alla romana. Andate al cinema, che è bellissimo. Andate al cinema e se volete... No. Ti ho fregato il posto. Ma perché devo andare al cinema anche solo per questo motivo? Ma questo gigante può dire quello che vuole. Vieni qua. Sì, certo. Se volete noi ci vediamo domenica prossima. Voi andate al cinema. Ciao. Grazie.